quasi finito dopo la prima puntata, quasi finito in una puntata, dicevo, e ne serviranno altri per le altre puntate. Tanto oggi è sabato. Questa settimana, tra l'altro, sono state rimandate le registrazioni di Valhalla fino all'ultimo, perché ho lavorato full time a manetta, mi sono fatto il culo, eccetera, e quindi vabbè, non c'avevo tempo alcuni giorni, perché era serviva di fare full time. E altri giorni ho fatto live, tra l'altro siamo live su Twitch molto più spesso ultimamente. Ho provato a fare live su YouTube, ma devo dire che su Twitch è meglio, per il semplice fatto che stiamo streamando in questi giorni con Nox il nuovo DLC di Borderlands, e Borderlands è particolare perché su Twitch ti permette di interagire con lo stream in maniera diversa. YouTube non te lo permette di fare questo, quindi potete buffare i nemici, farli diventare più forti, decidere che buff dargli, potete interagire con la partita in maniera diretta, e ovviamente infinitamente superiore. Potete addirittura, se giocate a Borderlands, quando apro le casse, alcune casse, rimediare i drop che rimedio io. Quindi c'è un sacco di roba, ci sono le pignatte, metteranno i drink di Moxie, che è molto carino. Praticamente metteranno un sistema nel quale, a quello che hanno detto, almeno per il momento, nel quale scegliendo gli ingredienti verrà fuori un drink che, se il player, se lo streamer beve, acquisirà buff differenti in base al tipo di ingredienti che scegliete. Quindi definitivo, assolutamente fantastico come entertainment tra streamer e viewer. Infatti 10-10, credo che streamerò molto molto volentieri e molto spesso Borderlands proprio per questo. It's just weird, I usually try to say something to my clients when I see them down. È strano, cerco sempre di dire qualcosa ai miei clienti quando vedo che stanno giù. And right now I can't find any words that don't sound hypocritical, useless or tasteless. E non riesco a trovare parole adesso che non suonino ipocrite ed inutili, senza disgusto, no, tasteless, diciamo vuote, senza gusto. Tasteless sarebbe, però insomma. I'm glad to know you have that much common sense at least. Sono contenta di sapere che hai così tanto common sense. Lo devo cercare, perché mannaggia la miseria, quando uno dice common sense anziché dire la parola italiana succede questo. Buon senso, se non altro. All I can do is get you drinks. Can I get you anything else? Tutto quello che posso fare, chiaramente, è prepararti un drink. Posso prepararti qualcos'altro? Something sweet that'll help me calm down a bit. Qualcosa di dolce che mi faccia calmare. Gladly. Sweet. Facciamo uno Sparkle Star, che non l'abbiamo tipo mai fatto. Powder Delta, gli mettiamo 3 di Carmodrin. Aged. Boom, boom. Vai, sembra un Sex on the Beach questo. Here, thanks. Seems you really like Sei, sembra che ti piaccia proprio Sei. Vabbè, sono grandi amiche. I don't have brothers or sisters, and my social interactions are usually strictly business. Ah, dice giustamente, non ho fratelli né sorelle, e le mie interazioni sociali sono... La musica mi sa che è troppo alta un'altra volta. Madonna santa, cazzo di musiche con volumi diversi ogni volta. E le mie interazioni sociali sono principalmente dovute al lavoro. Quindi Sei è più di un'amica per me. Lei è... Cosa? Cosa? Don't worry about it. As I was saying, she's more than a friend. She's my emotional support. She's someone I can trust wholeheartedly. Ok, quindi non è la sua ragazza. Io pensavo che tipo fossero fidanzatine. No, quindi è il suo supporto emotivo. Qualcuno di cui può affidarsi veramente. I'd say she's like my sister, but siblings usually lack that level of trust. Ok, quindi potrei dire che sia come se fosse una sorella, ma i fratelli generalmente non hanno quel genere di fiducia gli uni con gli altri. Questo lo dite voi, oh. Questo lo decideste, non ti permetto. Cos'è sto rumore? Sta esplodendo qualcosa, non capisco.
I have to deal with high class pricks of every race and upbringing on a daily basis. Quindi lei c'ha a che fare con dei coglioni di alta classe tutti i giorni. They use a business mask to hide anything they don't want others to know, and I do the same. Quindi usano questa maschera da businessman, no? Maschera da business, per nascondere tutto quello che non vogliono che gli altri sappiano di loro, e io faccio lo stesso. But with Sei I can be myself, I can do whatever I want and vent all my frustrations. Quindi con Sei posso essere me stessa, posso fare quello che voglio e chiaramente tirare fuori tutte le mie frustrazioni. Pensa che bello essere Sei, no? Che dici, ah, che bello, oggi mi vedo con la mia amica, e ti svanga la minchia 24 ore di fila con i suoi problemi, perché uno giustamente quando vuole uscire vuole sentirsi svangare la minchia dagli amici con i cazzi loro, i problemi loro, anziché divertirsi. She's always been there for me and now she might need me. Quindi è sempre stata lì quando era necessario e adesso potrebbe aver bisogno di me. But here I am, sitting in a bar, making other people do the job because I'm useless. I'm a useless pile of flesh. Ma eccomi qui, seduta in un bar, addirittura ha chiuso l'occhio che poteva chiudere dalla disperazione, facendo fare il lavoro che potrei fare io ad altre persone. Sono un inutile, pila di carne. Pila di carne non suona veramente bene, diciamo un sacco di patate, potremmo dire, non so. Sorry about the outburst. Si scusa di nuovo. I'm actually kind of jealous of the level of self-control you're using here. Sono Jill giustamente dice, anzi io in realtà sono piuttosto gelosa del livello di autocontrollo che hai. I mean, I'd be a mess in that situation. Dice, io sarei all over the place, sarei distrutta in una situazione del genere. Still, would you like some fresh air? I'm gonna take my break and you could use some. Chiaramente le offre di andare a prendere una boccata d'aria e Jill sta facendo il suo break e ovviamente potrebbe averne bisogno anche la nostra amica. Ah ok, per quanto si possa dire fresca, probabilmente l'aria sarà una merda. La nostra amica Stella, I'm fine, thanks, no, tutto a posto. Ok, quindi andiamo solo noi. Quindi Jill, pensaci tu a me Stella, mentre io faccio il mio break. Sure, leave it to me, ci penso. C'è questo sfondino qui che lo devo usare come sfondo del telefono, veramente fantastico. Veramente, veramente fantastico. Facciamo un Salvini. It's now safe to keep playing. Eccola qua, Stella, tra l'altro. Stella, Dorothy. Questa qua ancora non... Comunque i personaggi tutti super carini, veramente una gemma nascosta sto giochino, veramente tanta roba. E non vedo l'ora che esca, non mi viene mai, Nirvana. Tra l'altro Nirvana mi sa che lo facciamo live, se esce prima che finisce sta cagata di quarantena, io penso che durerà un bel pezzo, probabilmente lo facciamo live perché tanto comincerò a fare un po' più live, che tanto alla fine avanza il tempo ormai. God damn! Is it chilly outside? Fa freddo fuori. Andiamo col jukebox. Non l'abbiamo neanche ascoltate tutte le canzoni praticamente. Unemoto. Ero la visa drag per forza. I'm back. Sono tornato. What would a kid like you know about that, eh? Cosa ne può sapere una ragazzina come te di questo, eh? I'm just giving you the facts as they are. Ti sto solo dicendo le cose come stanno. What happened while I was gone? Che è successo mentre ero fuori? Let's see. Detective guy comes in, cat boomer girl greets him, they start talking. Ok, dice, è arrivato il detective, la ragazza gatto lo saluta e iniziano a parlare. Quindi andava tutto bene finché la ragazza non ha menzionato le Zaibatsu Corp. After that the guy got riled up and started bad mouthing it. Ok, quindi dopodiché
Art si è cominciato a scaldare, non si sa perché. Oddly enough, he was the only one. She just carried on like it was just a normal conversation. Per quanto possa sembrare strano, tra l'altro, solo lui si è scaldato. La ragazza invece ha continuato a conversare normalmente. Eccoli qua. While I won't deny Zaibatsu Corp is anything but innocent, quindi per quanto io non possa... negare che chiaramente le Zaibatsu Corp non siano tutto meno che innocenti. L'ho tradotta bene. Comunque la sostanza era che le Zaibatsu Corp sono colpevoli. When you get down to it, it has enhanced the quality of life here. Quindi per quanto... Ah, questa sta di tipo... Ah, voi potete di tutto, però quando c'è stava lui, i treni e poi i sussidi e le scuole, e lui l'ha fatte tutte quante, e mica, e per carità, ha fatto pure le cose cattive, però ha fatto pure le cose buone, no? No. Comunque, quindi quando ci vai a pensare, alla fine, ha migliorato la qualità della vita qui, no? Yeah, if by enhanced you mean getting yanked around by a shiny new chain around our necks. Quindi dice sì, se per migliorato intendi venire tirati in giro attaccati a un nuovo collare bello luccicante, nuovo, però è sempre un collare. Can't you see that those big companies don't care about us? Non riesci a vedere che quelle grandi compagnie non hanno interesse in noi? Ma quali grandi compagnie ce l'hanno mai avuto, ragazzi? Io veramente mi auguro che voi lavoriate per delle compagnie alle quali frega qualcosa di voi, ma è veramente raro, ragazzi, veramente veramente raro. No, 99% delle compagnie sei un KPI con le gambe, e chi sa di cosa sto parlando a proposito di KPI, ovviamente sì, mi darà ragione e ne saprà qualcosa. Why do you think Glitch City is mockingly called the Guinea Pig of the World? Ok, perché? What? Perché pensi che Glitch City viene presa per il culo a questo nome scherzoso, il Guinea Pig del mondo? Il Guinea Pig è un animaletto, no? Noi li chiamiamo... come cavolo li chiamiamo? Aspetta, c'era un nome. Sono molto carini. No, non si chiamano cavia, dai, su Google Traduttore. I Guinea Pig... I Guinea Pig sono quei cazzimmi. Sono quei roditori grossi, tipo cricetoni, no? Come cazzo si chiamano? Non mi viene. Non mi pare che si chiamino cavia. C'era qualche altro nome. Comunque, molto carini, molto pucciottosi. We are just one big test round for them to use however they want. Siamo semplicemente un grosso test che usano come gli pare. But then again, I don't expect a kid to understand how hard it was, let alone a rich kid. Ma chiaramente io non mi aspetto che una ragazzina capisca come funziona, o meglio, capisca quanto sia dura. Figurati te se poi riesci a capirlo una ragazzina piena di soldi. True, I don't know, and true, I have a privilege that clouds my judgment. Quindi lei gli dà ragione, dice io non lo so, e in più sono privilegiata, e quindi questo chiaramente non riesce a farmi giudicare in maniera corretta. But can you deny that the meddling of Zaibatsu Corp has brought quite a few benefits? Ma riesci a negare che quello che è successo con Zaibatsu Corp abbia portato dei benefici? Tipo cosa? The AI integration program they started is making huge advances in the AI department. Ok, questa integrazione dell'intelligenza artificiale ha fatto grandi passi da gigante. Every day more and more countries are seeing the benefits of recognizing AI as citizens. Ok, quindi ogni giorno sempre più countries, paesi, vedono i benefici del riconoscere, o meglio del dare la cittadinanza alle intelligenze artificiali. Sì, ma in più ovviamente dice continuiamo ad utilizzare il Reformation Program per le AI, quindi credo che sia un programma per nel caso in cui siano dannose o facciano pasticci che le resettano. Ah, il che significa che siamo anche la prigione del mondo, tra l'altro, la prigione per le lilim del mondo.
AI went rogue, transfer it to a delivery drone or ship it to Glitch City. Ok, praticamente dice un AI ha sbroccato e non fa più quello che deve fare. Facciamola diventare un drone da consegna, tipo quelli di Amazon. Oppure mandiamola a Glitch City. That murderer is now delivering your pizza. Ok, quell'assassino adesso sta portando la tua pizza. Gli dà ragione, però dice comunque quel programma, quella legge, diciamo, has maiuscolo, quindi è riuscita a riformare molte intelligenze artificiali, quindi in altri utilizzi piuttosto che cancellarle. They don't brag about their 88% success rate for nothing. Quindi non è che si bullano del loro 88% di riuscita per niente. Jill è rimasta proprio zitta. The city also has a stronger economy. La città in più ha una economia più forte. Zaibatsu Corp's success has made more and more companies bring their products here. Quindi il fatto che abbia avuto successo la corporazione Zaibatsu ha fatto sì che più e più compagnie portassero i loro prodotti qui. And the gap between classes continue to grow. Finito. E ovviamente il gap di paga, di sì, paga e qualità della vita è quel che è. Quindi la differenza tra classi chiaramente continua a crescere. Alziamo un po' il volume, che sta canzone è un po' a me. More companies just mean more people who will plant their feet on your face. C'è chi potrebbe piacere questo. Quindi più compagnie significa che ci saranno, quindi portare più compagnie significa avere più persone che ti metteranno i piedi in faccia. Quindi cioè, in realtà noi diremo i piedi in testa, per quello ho detto c'è chi potrebbe piacere. Visto che il meme dei piedi ormai è ongoing, sia su Discord che su Twitch. But it also means more products are being brought to the lower classes. Ma significa anche che più prodotti vengono resi disponibili alle classi più basse. Ma sti cazzi, alla fine, raga, la globalizzazione è stata un gran bene da un certo punto di vista, come che per la fine sta parlando praticamente di globalizzazione, ma da un lato ha portato veramente un sacco di casini. Diciamo che se potevo fare a meno degli Oreo, io, per quanto mi riguarda, e di tanti altri prodotti che non servono a una sega. Stores have 20% more brand variety compared to last year. Infatti parlava proprio di questo. I negozi chiaramente hanno un 20% in più, in realtà nel mondo reale è molto più alto, di varietà di prodotti più rispetto all'anno scorso. Ok, lei però ha detto rispetto all'anno scorso, diciamo, noi rispetto a 20 anni fa chiaramente la quantità di brand che abbiamo di scelta di prodotti è enorme, quindi quello è un super plus. Zaibatsu Corp's main medical research branch has also made lots of discoveries. Quindi in più la ricerca medica delle Zaibatsu Corp's ha fatto un sacco di scoperte. More and more illnesses previously thought incurable are being addressed every day. Quindi sempre più malattie che prima si credeva fossero incurabili vengono adesso curate giorno dopo giorno. Speriamo anche che riescano questi Zaibatsu Corp. I Zaibatsu Corp ci servirebbero proprio adesso. It's amazing for those who can afford them. È fantastico per quelli che possono permetterselo. Meanwhile, down here we are experiencing medicine shortages almost every month. Cioè, nel mentre noi qui giù siamo a corto di medicinali praticamente ogni mese. You have a point there. Hai ragione. Oh, but there are also more jobs. All of the companies moving down here need personnel. E in più, ovviamente ci sono anche più lavori. Tutte le compagnie che si muovono qui chiaramente hanno bisogno di personale. So the unemployment rate has gone down by almost 40% this year. 40%. Quindi il livello di disoccupazione è sceso del 40% quest'anno. Quasi il 40%. Più lavori? Sei zitta, come mai? Ho forse torto. Well, that's dice, credo che sia complicato. Hey you, don't
Don't you just sit there, give me a Zen Star. Dice, non rimanere lì a non fare niente, fammi uno Zen Star. Sure. Zen Star. 4 of each ingredient. E via. On the rocks mixed. Boom, boom. Zen Star. Beautiful, beautiful cocktail. Fantastico. Anche azzurrino. Azzurrino, quindi c'è un pochino di blu curaçao. Tra l'altro, una cosa curiosa, vi do una curiosità in più che stavo vedendo l'altro giorno su The Educated Barfly, altro grande canale per vedere ricette di drink, eccetera, eccetera, che cercava di fare un drink a tema, come si chiama quella maledetta serie che abbiamo visto tutti quanti, ma non mi può non venire il nome di quella serie, maledizione, è quella serie coi draghi, a tema non mi viene veramente, cioè non mi viene il nome di una serie che abbiamo visto tutti, l'ho vista tutta quanta e non mi viene il nome, adesso lo devo cercare. Game of Thrones, ovviamente, no, mi è venuto nel mentre che cercavo. Game of Thrones, a tema Game of Thrones, voleva fare chiaramente un drink azzurro, quindi il tema era il Night King, e cercava delle soluzioni alternative al blu curaçao e non c'è una sega, ragazzi, se bisogna fare un drink blu curaçao e punto, è l'unica soluzione, non c'è niente da fare. L'altra soluzione è il colorante per il cibo. La cosa divertente è che lui cercava qualcosa di naturale, ma non c'è una mazza di naturale, a meno che non lo so. In realtà poi alla fine i colori che si usano per colorare il cibo sono presi da cose naturali, quindi. Comunque, la dicitura dello Zen Star, you would think something so balanced would actually taste nice, you'd be dead wrong. Ok, quindi penseresti che qualcosa di così bilanciato, 4-4-4-4-4, abbia un buon sapore e sicuramente... sei nel torto, quindi fa schifo pure, benissimo. E infatti, God, this is awful, fa schifo. It's your order, though, è quello che hai chiesto, però. I seriously hope you don't really believe everything you just said. Questa musica è veramente sbroccherino, eh. Spero vivamente che tu non creda a tutto quello che io abbia già appena detto. Of course I do, why else would I say it? Cioè, certo che lo credo. Che cos'altro dovrei dire? You do bring up something I always fail to remember. All the benefits we have gained over time are limited to a few. Tiri fuori sempre questa cosa che io purtroppo dimentico sempre. Tutti i benefici che abbiamo guadagnato nel tempo, negli anni, sono limitati solamente a poche persone. I can talk about advances all I want, but in the end they are still a luxury belonging only to a few. Quindi posso parlare degli avanzamenti, dei miglioramenti che ci sono stati, quanto mi pare, però resta fermo il fatto che sono chiaramente solo per poche persone. And even those that can be accessed by everyone or more like an improvement in the bigger picture. And even those that can be accessed by everyone are more like an improvement in the big picture. Ok, anche quelli, insomma, che sono disponibili per tutti quanti sono solo un piccolo miglioramento alla fine, disponibile per la maggior parte delle persone. That doesn't take away the fact that there have been positive changes. Questo ovviamente non toglie, ciò non toglie, che ci siano stati comunque dei miglioramenti. Credit where credit's due, don't you think? Ovviamente, date a Cesare quel che è di Cesare, se la vogliamo tradurre all'italiana, giusto? That's a premature answer. Questa è una risposta piuttosto matura. Discussions are a way for two parties to understand each other. Le discussioni sono un modo affinché due persone riescano a capirsi l'una con l'altra. The only people afraid of discussion are the ones whose points are too fragile to defend against someone. Ricordatevelo quando discutete con qualcuno che schiva il vostro argomento dicendo che loro c'hanno ragione, eh? Le uniche persone
che evitano le discussioni sono quelle che hanno paura, perché il loro point, quindi la loro il loro punto di vista è troppo fragile per essere difeso in una discussione con un'altra persona. Yeah, mature, whatever. Sì, maturo, meh. Lui non sa. I'm gonna take the chance to ask you about that job I gave you yesterday. Ti darò una chance chiedendoti del lavoro che ti ho dato ieri. Quindi ancora non gliel'aveva chiesto, stranamente, perché dovrebbe essere stata la prima cosa a chiedere di sé, no? Invece non è stato così. I haven't been able to find much, but I can at least tell you that she wasn't at the bank when it opened up. Ok, non sono riuscito a trovare molto, ma posso dirti con certezza, se non altro, che non si trovava alla banca quando è stata aperta. What does that mean? Cosa significa questo? Either she left before the whole ordeal started, quindi che ha lasciato, è riuscita a lasciare la banca prima che iniziasse tutto il casino. Or she managed to escape at some point before the whole thing ended. O è riuscita a scappare prima che tutto quanto finisse. All the corpses are accounted for. They only found one totally disfigured, but witnesses identified it. Quindi tutti i cadaveri sono stati trovati, ce n'era solo uno sfigurato, ma la gente comunque che ha visto l'uccisione sa di chi si trattava. It wasn't your friend, that much is for sure. Quindi non era la tua amica, questo è certo. Capisco. L'hai chiamato tu, penso parli di lui, ce l'hai fatto venire tu qui? No, it just so happened to come here today, cioè, solo capitato che fosse qui. The weird part is that the girl did enter the bank, it's like she vanished or something. La cosa strana è che la ragazza alla banca si trovava nella banca, c'è entrata, è come scomparsa o qualcosa del genere. I see, thanks, keep it up, capisco, grazie, continuo a lavorare. Your face brightened a bit. La tua faccia sei un po' illuminata. Hope is the last thing you lose, I guess. La speranza è l'ultima a morire, credo. If he's telling the truth, say might have found a way out. Quindi se lui sta dicendo il vero, sei probabilmente riuscito a trovare un modo per uscire. She's a resourceful girl, she surely did something. Quindi è una ragazza piena di risorse, sicuramente ha fatto qualcosa. I think I'll have another drink. Do you want anything? Credo che mi farò un altro drink. Vuoi qualcosa? Me ne farei uno volentieri anch'io, un altro. Me? Just get me whatever you order. Quindi vogliono un ordine doppio. Two bad touches. Ottima scelta. Bad touch. Ok, boom. Che la metterei molto molto volentieri, bad touch, io. Ma se la metto, YouTube mi blocca tutto e quindi non si può fare. Però peccato, perché la metterei volentieri. Ovviamente la descrizione dice: we're nothing but mammals after all. Rocks mixed boom bap. 2-2. No, no, 2-2 e 4-4. Biribim barabum. Rocks pim pum. Sir, I remember this one party I went to, the guy that came up with the name of this drink showed up. Ok, mi ricordo questa volta, quella volta in cui mi trovavo a un party e il tizio che ha inventato il drink si era presentato proprio al party, preciso. After people found that one out, they lined up to slam him for whatever reason. Slap him for whatever reason. Quindi la gente si è messa in fila per prenderlo a schiaffi per qualche ragione, non si sa perché. Vediamo di mettere una canzoncina, perché qui non ci abbiamo la canzoncina di sottofondo, il che è molto male. Vediamo un po', sperando che non parta niente di malandrino di sottofondo, o meglio niente di YouTube che crea in pitch e dice: oh Dio, questa musica che tu hai usato non va bene, adesso te leveremo i soldi per sempre. Che poi grandi soldi, ragazzi, e qua noi con YouTube facciamo i fantamilioni assolutamente, Lamborghini a destra e a sinistra, ma non potete capire veramente.
assolutamente non lo faccio per piacere, lo faccio per soldi. They didn't seem offended to me though. Chiaramente capirete il sarcasmo. Non sembra che si siano offesi però. Imagine a guy shows up and tells you, I made a classy bad touch. Wouldn't you line up to slap him? Non capisco questa situazione. Art dice, immagina che arriva un tizio a una festa e dice, io ho fatto...